Il nostro servizio Il Tubero è un servizio di neuropsichiatria infantile accreditato con la SST di Crema. Prevalentemente il nostro servizio si occupa di autismo, di disturbi di apprendimento e di disabilità intellettiva. Bambini, preadolescenti e adolescenti, anche giovani adulti autistici, e per loro ci organizziamo tutta la parte valutativa, sia da un punto di vista diagnostico che da un punto di vista neuropsicologico e da un punto di vista psicoeducativo. I nostri servizi sperimentali sono legati all'idea che sia necessario mettere a disposizione di bambini autistici molte ore di intervento per supportare la loro crescita e per portarli ad acquisire quelle abilità che possono spendere nel mondo di tutti, nel mondo della scuola, a casa, creare quindi quell'intensività di intervento che è consigliata dalle linee guida. Il nostro servizio intensivo è rivolto a bambini piccoli che hanno avuto da poco la diagnosi, trovano all'interno del nostro servizio tutta una serie di attività che vanno a sostenere tutte le aree di sviluppo. Il nostro servizio educativo invece è rivolto a ragazzini, quindi preadolescenti e adolescenti. L'idea concettuale è che i due servizi possano creare quella continuità che spesso manca negli interventi. Il servizio è aperto a un gruppo di ragazzini che sono omogenei per età e per difficoltà e livelli di funzionamento. Sono guidati da un gruppo di operatrici, terapiste e psicologhe, pensando alla singola persona, alle cose su cui deve crescere, ma creando quel contesto sociale in cui le abilità sociali non vengono insegnate a tavolino, ma vengono vissute nella quotidianità. Le persone autistiche, i bambini autistici non hanno bisogno di un intervento psicoterapeutico. A un certo punto abbiamo capito invece che l'autismo è un disturbo del neurosviluppo, quindi che caratterizza il funzionamento della persona e che quindi il problema non è fargli superare un trauma, ma è accettare la persona per quella che è e proporre un sistema educativo a misura di quella persona. Ci sono attività più legate alla parte motoria, alla ginnastica, al controllo dell'assetto motorio, attività che vengono fatte al tavolino in modo autonomo e indipendente, che sono finalizzate a far esercitare i bambini. Per i ragazzini più grandi l'idea è che quell'attività lì poi venga riportata fuori nel contesto di vita, quindi insegnargli a piegare una maglia vuol dire a mettere via le cose in un cassetto, vuol dire investire su un tempo poi a casa in cui il ragazzino possa fare delle cose con i genitori. Il 2 aprile può essere un buon momento per fare un po' il punto della situazione. Se stiamo lavorando nella direzione però di qualcosa che non può essere contenuto in una giornata. Il 2 aprile è un giorno, la vita delle persone è 365 giorni. È qualcosa che si gioca nell'arco della vita.